Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono LB Makeup Love. Me l'avete chiesto in tante ed eccolo qui il nuovo fondotinta di Astra, il Fluid Foundation Serum. Vi chiedo scusa se ve lo sto mostrando in queste condizioni non proprio carine. Purtroppo il pack si è rotto, si è proprio staccato il fondo della bottiglia e l'ho sistemato con un po' di pellicola. Non è da me mostrarvi prodotti in questa maniera, l'avrei anche riacquistato, però visto che è un fondotinta, piccolo spoiler, non mi piace, va bene così, tanto è un fondotinta che ve lo faccio vedere adesso, l'ho già provato 2 volte, lo utilizzerò magari per girare qualche altro contenuto e poi non è un fondotinta che andrò più ad utilizzare, non mi piace. Ora vi spiego, vi dico il perché io non l'avevo ancora acquistato, stavo aspettando, lo volevo provare in negozio, vederlo in negozio, però purtroppo in negozio non sono riuscita a trovarlo e poi ripeto, l'ho acquistato online. Perché questo fondotinta all'interno, tra gli ingredienti, contiene niacinamide e la niacinamide per chi ha la pelle molto secca, con soggetta a dermatite e varie situazioni non è proprio il massimo. Infatti avevo già visto molti video e su pelle secca l'effetto non mi piaceva, però me l'avete chiesto, sapete che soprattutto se mi viene chiesto così tanto un prodotto, cioè non vi posso dire assolutamente no, quindi eccolo qui. La colorazione che ho acquistato è il numero 02. Allora vi anticipo già che questo fondotinta a mio parere il prezzo è vero che costa 12,90 euro, però non è proprio low cost perché all'interno ci sono 19 grammi, 12,90 euro. Insomma, se facciamo più o meno un calcolo con un 30 ml, proprio low cost direi medium cost. Astra, sto vedendo, sto notando che sta alzando un po' i prezzi, però vabbè. Allora, questo fondotinta assolutamente utilizzato con un classico primer tipo base luminosa, no, sulla mia tipologia di pelle, su pelle secca necessita assolutamente di un bel primer super idratante. Visto che oggi voglio fare la base con tutti i prodotti di Astra che ho attualmente, l'unico primer bello strong super nutrienti è questo olio che sapete che io amo, mi piace veramente tantissimo. Ora hanno cambiato la formula, però più o meno la formula è sempre quella. L'unica cosa non è più giallino come era una volta, adesso è trasparente l'olio. Questo è un bel primer, un olio che a differenza di molti primer in olio, questo qui non lascia quella sensazione di unto alla pelle, anzi lascia una sensazione piacevole alla pelle. Molto morbida e poi anche molto luminoso. Cioè, guardate, veramente bello. Sì, è un classico, un semplice olio, magari per molti, però se c'è qualcuno che ha provato questo primer in olio, sicuramente può confermare quello che appunto sto dicendo, che non è il classico primer in olio grasso. La colorazione che ho scelto è il numero 02, scelta fatta in base appunto a come l'ha descritta Astra, sottotono neutro rosato. Il problema è che sia di neutro che di rosato ha veramente ben poco. Io la definirei più che altro una colorazione molto, ma molto gialla. Cioè, guardate, non so se rende dalla fotocamera. Sul viso lo vedrete, si nota veramente tanto e in più vi dico che ossida anche, non dico tantissimo, però almeno di mezzo un tono diventa più scuro. Ora ve lo faccio vedere ovviamente applicato. Allora vado ad applicarlo con una spugnetta perché ho notato che con il pennello tende a fare strisce e non stendersi assolutamente bene. Vado con la spugnetta. Il finish è molto bello, è molto radioso, quello sì. Di stendersi con la spugnetta si stende abbastanza bene, ripeto, a differenza del pennello. Cioè, guardate, il finish mi piace veramente un sacco. Peccato che è un fondotinta, come appunto vi dicevo prima,
si asciuga molto velocemente, si autofissa da solo, quindi non necessita assolutamente di cipria. Forse perché ha una pelle molto grassa, sì, però perché ha una pelle normale, secondo me, non necessita di essere fissato. Si asciuga talmente tanto che per chi ha la pelle secca, come me, almeno è quello che io avverto, sento, è la sensazione di pelle che tira veramente tantissimo. Viene anche descritto come fondotinta levigante, ma assolutamente no, anzi va secondo me a evidenziare molto la grana della pelle. Ve lo faccio vedere più da vicino. Otticamente effettivamente sembra un fondotinta molto leggero, effetto seconda pelle. Il finish è molto bello, radioso, sapete che io amo questi finish nei fondotinta, però peccato, come vi dicevo, si asciuga subito e mi dà quella sensazione di pelle che tira. Ora, per quanto riguarda l'effetto blurring levigante, guardate qui, non va a levigare tanto. Non dico che va a evidenziare tantissimo la grana della pelle, però sicuramente non è un fondotinta dall'effetto blurring. In più, dopo 5-10 minuti, tanto lo noterete nel corso del video, segna proprio nelle zone più secche e soprattutto mi va a evidenziare le lineette di espressione. Ora, da questo lato, anche se non mi fa impazzire il pennello, ve lo faccio vedere appunto applicato con il pennello. Lo vado a stendere con questo pennello di Mesauda che ormai non esiste più, l'F04. L'odore anche non è il massimo, abbastanza forte, quasi alcolico. Anzi, cioè, guardate, oddio, era anche forse un po' sporco il pennello, perdonatemi. Anzi, chiedo se c'è qualcuna, qualcuno tra di voi che ha la pelle secca e ha provato questo fondotinta, come si sta trovando, cosa ne pensa, cioè, se confermate più che altro la mia opinione, che secondo me non è un fondotinta adatto a pelle secca. Allora, guardate. Con il pennello bisogna, diciamo, più che altro tamponare, perché se vado a fare questo, guardate, non so se si intravede, rimane un po' l'effetto striscia. Ora io voglio capire questo nero da dove è uscito, perché il pennello era pulito, non c'era nulla, vabbè. Questo appunto è l'effetto con il pennello, chiaramente con il pennello la copertura è leggermente più alta rispetto alla spugnetta, però il fondotinta non mi fa impazzire, però io lo preferisco appunto con la spugnetta, con il pennello non mi fa impazzire, anzi trovo che va a evidenziare leggermente di più quello che è la grana della pelle. Quindi secondo me, parere personale, questo fondotinta è più adatto a pelle da normale mista grassa. Secondo me su questa tipologia di pelle l'effetto è veramente molto bello, però su pelle secca assolutamente no. Ora non so se già riuscite a intravedere, io dallo specchio si vede già che mi sta segnando tantissimo qui. Ovviamente non andrò assolutamente a fissare il fondotinta con la cipria, altrimenti mi dà proprio quell'effetto mascherone. Ora vado ad utilizzare correttore sempre di Astra della linea Pure Beauty. Non amo questo correttore, lo sapete, però è l'unico correttore, diciamo, più adatto al mio contorno occhi molto secco, perché quello con il tappino nero, quello sì, è molto coprente, però è anche molto secchino e mi segna veramente tantissimo. Questa è una formula leggermente migliore. Questa è nella colorazione numero 2, anche questa colorazione ha un sottotono molto giallino. Diciamo che oggi sembrerò Simpson. Come bronzer barra contour vado ad utilizzare questa palettina che non mi fa impazzire, però bene o male, purtroppo Astra, come ben sapete, non ha nessun bronzer né contour liquido. L'unico che ho declatterato, se vi ricordate, è quel fondotinta in balsamo in balm che poteva essere utilizzato la colorazione più scura come bronzer, ma quello lì l'ho declatterato perché è un prodotto veramente che non mi ha mai fatto impazzire. Vado ad utilizzare la colorazione più neutra, l'ultima,
essa si chiama cioccolato neutro freddo e vado sperando che con il fondotinta ora con la base perché mi sento appunto il fondotinta super asciutto si riesce a sfumare. Beh, dai, sì. Un po' scomodo il pack di questa palettina. Le cialdine sono veramente piccole che con il pennello non riesco a prendere tantissimo prodotto. Però diciamo che questa palettina è stata pensata appunto come diciamo palette da borsetta. Perdonatemi, ma qui ha fatto leggermente macchia. Come blush liquido vado appunto con lui nella colorazione numero 03. Questi sono carini come blush, questa è una colorazione più aranciata. Non sono male come blush, per carità, però diciamo che bisogna immediatamente sfumarli, se no si asciugano velocemente e tendono poi a fare macchia. Ho già fissato anche il correttore con la mia solita cipria di Max Factor. Come potete notare, anche il blush purtroppo ha fatto macchia. Anche se vi ho appena detto che i blush appunto di Astra sono molto belli, però hanno questo difettuccio che se non sfumati bene, subito più che altro, tendono a fare macchia. Io l'ho fatto. Però comunque guardate qui. Ora, secondo me, come è successo anche con il bronzer, perdonatemi, ho un problema proprio del fondotinta. Perché anche se magari otticamente non si nota questa cosa, perché dà questo finish radioso, quindi dà più che altro un effetto di fondotinta leggero, però vi assicuro che sul viso si asciuga talmente tanto che secondo me è questo proprio il problema del bronzer e del blush che hanno fatto macchia, quindi non riesco a sistemarlo più di tanto perché più vado e più si sposta. Vabbè, lascio così. Allora, per gli occhi non applico nulla, vado direttamente con il mascara, ovvero con lui che è uno tra i miei preferiti di Astra, che si chiama Luxury Lash Longwear, vabbè, eccolo qui, non si vede. Ah no, bugia. High Tech Extension Mascara. Ok, ce l'avevo qui, vabbè, non metterà mai a fuoco, visto che il pack è specchiato. Scovolino, eccolo qui. Ok, metti a fuoco. Ok, eccolo qui. Classico scovolino in elastomero. Mi piace perché dà proprio quell'effetto di occhio allungato. Io ho il mascara, il Subliminal, ve ne avevo già parlato, tutti lo amano, anche quello a me non piace assolutamente, tende a appiccicare tantissimo le ciglia. Invece sia questo che anche il Sexy Volume, bello, beh, bei mascara. Cioè, guardate quanto è bello questo mascara e non capisco perché nessuno ne parla, tutti appunto parlano del Subliminal. Ora guardate con la seconda passata, che spettacolo. Cioè, guardate che lunghezza e che volume, stupendo. Infine adesso labbra, vabbè, matita labbra numero 34, colorazione più virale. Vi chiedo scusa se oggi sto andando molto velocemente con il resto dei prodotti, ma tanto ve li ho mostrati, già li conoscete. Io mi volevo più concentrare sul fondotinta, mostrarvi il fondotinta, visto che me l'avete chiesto veramente, ripeto, in tanti. E infine vado con il gloss numero 06. Sapete quanto io ami questi gloss, sono stupendi. Colore di gloss, cioè io adoro, poi secondo me ci sta benissimo con questo colore di maglia. Quindi siamo giunti alla fine del video, fondotinta sì, fondotinta no, opinione super onesta, su pelle secca assolutamente no, non ve lo consiglio. Anche se otticamente l'effetto è carino, questo finish radioso non fa pensare a un fondotinta asciutto, perché sì, è un fondotinta molto asciutto. Ripeto, mi dà proprio quella sensazione di pelle asciutta che tira, anzi vi dirò anche più secca di mio, eppure ho applicato questo primer in olio. Però su pelle normale mista grassa, secondo me è un bel fondotinta. L'unica cosa, secondo me, vabbè, a livello di costo, quantità, ripeto, 19 grammi di fondotinta, 12,90 euro.
non è, ripeto, come dicevo, super low costa. E nulla, ora vi voglio far notare, penso che si nuota, cioè guardate qui come sta segnando, tanto anche qui, vabbè, un po' meno rispetto a questa zona qui dove ho le varie discrovie. È un po' strano come fondotinta, perché solitamente fondotinta per pelle normale mista grassa non sono così luminosi. Infatti, sono sicura che in molti diranno: ma è un bel fondotinta, è luminoso, non sembra un fondotinta, diciamo, molto secco, però purtroppo lo è. E nulla, io pensavo. Quando ho visto i vari spoiler di Astra, ho detto, beh, finalmente hanno fatto un qualcosa da sostituire al vecchio fondotinta, ve lo ricordate, che adesso non fanno più Universal Foundation. Pensavo che era questo fondotinta andava a sostituire quello, perché come l'avevano descritto, fondotinta in siero, skin tint, pensavo che quello era il concetto. Poi ho iniziato a vedere i primi video e ho visto che appunto si parlava di tutt'altra cosa e niente, peccato. Ovviamente vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avete già provato, se avete intenzione di acquistarlo. Ripeto, per me, da quello che ho visto sul mio viso, di quello che appunto ho potuto constatare, su pelle secca no, però è chiaro, magari su un'altra persona con pelle secca, magari non dà questo effetto, questa sensazione, però a me non è un fondotinta, ripeto, che andrei a utilizzare innanzitutto in pieno inverno, perché in inverno sapete che la mia pelle è ancora più secca e che sicuramente non andrei neanche a riacquistare. E nulla, vi mando un bacione come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao!